Hola, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso innanzitutto per la luce, sto registrando con la luce artificiale perché sono le 4 e qualcosa e già è buio, veramente. Pranzo, mi riposo e già è buio, quindi perdonatemi. Vi prometto che durante il periodo delle feste di Natale registrerò i video di mattina, così la luce sarà migliore. Oggi sono qui per portarvi una tipologia di video che secondo me è bellissima, ossia il What's on my iPhone. Ho ricevuto come regalo di Natale questo telefono, che è un iPhone XS, e su questa cover che ho preso ieri da Cover Store, ve l'ho fatta vedere anche su Instagram, non so quanto si riesce a vedere, però ha tutto il vellutino. Questa qui l'ho pagata 30 euro, però senza il vellutino dentro costa o 20 o 25, non mi ricordo. E io direi di passare subito al video. Come schermata di blocco ho questa immagine che comunque il telefono è grigio siderale. Ho questa immagine che sono dei fiorellini che ho trovato vicino a scuola, ed è una foto che è possibile vedere anche su Instagram perché l'ho postata. Se non mi seguite su Instagram, fatelo, perché sono veramente molto molto attiva. E niente, non so se qui o da quest'altro lato vedete la registrazione dello schermo. Eccoci qui, allora iniziamo subito. Come schermata home ho spostato le applicazioni di una pagina affinché si vedesse l'immagine, e in questo caso è la miniatura che ho ricreato, cioè in realtà sono io che... Niente, l'ho fatta con Animamoji e su Instagram l'ho fatta anche ad alcuni di voi che me l'hanno chiesto, e vi sono piaciute un sacco, mi avete anche taggato nelle stories, e se volete anche voi questa faccina chiedetemelo e ve la ricreerò. Poi se volete che io aggiusti qualcosa, basta dirmelo. Ok. Qui sotto ho le applicazioni che utilizzo maggiormente, quali telefono, Safari, Instagram e WhatsApp. Non ho tantissime applicazioni per il semplice motivo nel vecchio telefono, nell'iPhone 7 Plus, avevo veramente tante applicazioni che non utilizzavo, quindi adesso ho queste. Ho messaggi, FaceTime, calendario, foto, mail, mappe, meteo, fotocamera, orologio, note, promemoria, borsa video, tutte le applicazioni fino a Snapchat, che mi chiamo in questo modo, Dada Barone con tre finali, e ogni tanto, vi devo dire la verità, la utilizzo per fare le foto. Tra l'altro questo telefono ha una fotocamera che fa paura, cioè adoro. Poi ho musica, iMovie per editare i video, sì, perché lì, oddio, se volete un video di come registro i miei video più in là ve lo faccio, e TikTok, che sarebbe Musical.ly. In realtà molti miei Musical.ly sono privati, però se volete ogni tanto vederne alcuni, mi chiamo sempre Dada Barone con tre finali. Poi ho suggerimenti, podcast, trova iPhone, trova amici, contatti, file, watch, e in questa cartella col cuore vuoto, perché dovete sapere io ho una passione per il cuore vuoto, ho memo vocali, bussola, metro e calcolatrice. Non so se ve l'ho detto, ma oddio, su Instagram mi chiamo in questo modo, Dada Barone con tre finali, e seguitemi perché mi fa davvero tanto tanto piacere. Poi ho Netflix perché sono una serie TV addicted, YouTube Studio, che in realtà la scritta, ecco, non, adesso penso si riesca a vedere meglio, utilizzo, oddio, odio i gloss perché ti appiccicano i capelli. YouTube Studio la utilizzo per mettere le copertine dal telefono, molto molto comoda, vedo le statistiche e tutte le informazioni generali del mio canale YouTube. Poi ho questa cartella sempre col cuore vuoto che riguarda la fotografia, ho Camera Connect
che utilizzo per esportare le foto dalla Canon al telefono senza cavi, WeArtIt che utilizzo principalmente per gli sfondi quando non li faccio io, magari non ho tanta ispirazione, però preferisco ancora di più Pinterest perché vedete che sfondi pazzeschi ci sono, cioè veramente è la mia vita, soprattutto quando devo scrivere School Inspiration. Ci vedete? Adoro, adoro, adoro. Cioè, parliamone. Poi io uso per fare le foto. Così e poi vi mette la data e tutto. Ho paura di farvi vedere. Ah no, non penso di avere nulla nella, ecco, nella galleria. Ecco come esce più o meno. Poi io brillare. Consiste nel, se avete qualcosa che luccica, ve la fa risaltare. Afterlight che utilizzo per gli effetti, per la grana, per l'effetto un po' rovinato sulle foto e per la cornice Polaroid. Se volete un video di come modifico le mie foto, fatemelo sapere con un thumbs up e con un commento. MirrorCCO anche per gli effetti, InstaSize per i bordi, le scritte collage, reports. Per vedere chi smette di seguirmi su Instagram, chi vede sempre il mio profilo. Poi ho Pocket Video che mi permette di tagliare i video come movie, però posso aggiungere anche le canzoni da Apple Music. Poi ho queste applicazioni riguardanti la moda come Pimki, Zara, 21 Buttons che ogni tanto utilizzo per vedere gli outfit di una youtuber che magari seguo. Anche io ogni tanto posto qualcosa, ma giusto per non lasciare vuoto il profilo. Stradivarius, Bershka, Sephora. Poi ho queste altre applicazioni che sono Spazio, My 3 perché io sono 3, Classroom che è un'applicazione che abbiamo in comune con la nostra professoressa dove lei può inviare file, mettere i voti, molto comoda, traduttore quello di Google, Shazam che ti riconosce una canzone, Didapp Famiglia che è il registro elettronico, Clue per il ciclo, Ask FM che non uso da mesi, Skype per la videochiamata con i miei parenti all'estero, dizionario molto molto valida perché funziona anche senza internet, Beautiful che ti fa la scannerizzazione di un prodotto. Adesso devo accedere, però se voi fotografate il codice a barra oppure scrivete il nome di un determinato shampoo, vi dice l'inci, tutte le cose tossiche all'interno, le sostanze chimiche, molto molto valida. Amazon perché io sono patita di acquisti online e SLMMSK che è veramente carina. Perché la usavo veramente tanto tanto tempo fa. Voi prendete una foto, ad esempio questa, a caso proprio. Cioè, ogni tanto ci sta. E poi ho tre giochi, Subway Surf, Tiger Ball e Zombie Tsunami. E niente. Niente ragazzi, questo video è tutto, io spero tanto che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, come potete vedere ho pochissime applicazioni perché preferisco averne poche ma magari utili perché veramente avevo riempito il telefono vecchio di cose inutili non, beh, ed erano 256 giga, questo è 64 giga, l'ho preso proprio io di 64 giga in quanto ho la possibilità di eliminare roba che non mi serve, di non accumulare cose inutili e riesco a gestirlo anche meglio. E spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, commentate qui sotto con i prossimi video che volete vedere sul canale. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!